Hello, good morning, buongiorno, eccoci qua. Dico sempre le stesse cose. I always say like the same things at the beginning of our session, so perhaps I'll say something different today. I will say, welcome to this chair yoga session. We still need to think of a good name for the chair yoga, but we will find it. Dobbiamo ancora trovare il nome giusto per chair yoga, però lo troveremo. Penso che mi sono dato la scadenza, giovedì, per finire la prima bozza di questo libro sul chair yoga. Però è solo l'inizio, chiaramente. So I've given myself a deadline by Thursday to write the first rough draft of this chair yoga book. So it's just the beginning, but it's good to get something down. È buono avere qualcosa giù. Poi mi confronto con tutti voi, chiaramente. So I will check in with all you as well and wonder what you think about it, ideas, suggestions e altre cose che magari dice questa cosa qua era molto importante, non c'è nel libro. Non lo so. Per esempio, non si può mettere tutto, sarà una cosa molto sintetico su sì, come instaurarsi nella pratica quotidiana, anche principi di base, alcune pratiche, delle cose che uno ce l'ha lì, che no, al di là del video, no? Così c'è. Non devi guardare tutto il video, cioè tutti i punti. Vediamo. Bene. Allora, c'erano un po' di allergie, però molto meglio. Ok, so I've still got a bit of a hay fever, but it's much, much better today. Allora, il tema oggi è come mantenere la mente. La capacità della mente di concentrare, mettiamolo così. La capacità, cioè le facoltà mentali, come mantenerli, svilupparli anche. So today's theme is like really, it's the beginning of how to keep our mental focus, really keep our mind sharp, with a good memory, and yeah, and all its faculties, and not just keep it, but make it so it's always better. Ognuno di noi in realtà sappiamo le cose che fanno bene alla nostra mente, che però non tante volte non facciamo le cose che ci fanno bene. So we all know like what's good for our minds, but we don't always do things that are good for our minds. Al di là della pratica, una cosa è di leggere libri, un romanzo, ma anche libri, quelle che vi interessa, mezz'ora al giorno. So one good thing is to read for like half an hour a day, perhaps in the morning, before you turn on your phones. Cioè nella mattina, prima di accendere il telefono, leggere un mezz'ora. Così nutriamo la testa veramente con materiale interessante e non tutta questa oscillazione che ci sta sul social media, no? Che è tremendo. So, yeah, just take this time to read good stuff first thing in the morning before we turn on our phones, before we start looking at our message, before we start going into yes, no, yes, no, yes, no, this sort of mode. Prima che andiamo nella modalità sì, no, sì, no, sì, no. Facciamo un bel respiro profondo. Ancora. Come ci sentiamo stamattina?
How do you feel this morning? Let me get my little book a second. This is my journal, Mud's journal. I'm just gonna read like this list here of possible feelings, how I feel this morning. So I'll just read them and just see how you feel this morning, because you know, we often just say, oh, I'm angry or I'm sad. No, spesso diciamo, sono arrabbiato o triste e basta, rimaniamo lì come cosa. Allora, stamattina mi sento positivo, positive, felice, happy, speranzoso, hopeful, stressed, stressato, nervous, nervoso, tense, teso, anxious, ansioso, determined, determinato, glad, contento, worried, preoccupato, insicuro, confuso, confused, proud, orgoglioso, safe, sicuro, bored, annoiato, tired, stanco, hurt, ferito, eager. Come si dice eager in italiano? Che ho voglia. Angry, arrabbiato, excited, eccitato, irritated, irritato, disappointed, deluso quasi, disappunto, non so. Content, appagato, negativo, annoyed, scocciato, inspired, ispirato, grateful, grato, unhappy, infelice, frustrated, frustrato, furioso, furious, calm, calmo, strong, forte, neutral, neutrale, regretful, che rimpiango, lonely, mi sento solo, sola, low, mi sento basso, confident, fiducioso, restless, irrequieto, surprised, sorpreso, relieved, sollevato, scared, spaventato, trapped, mi sento in gabbia, alive, mi sento vivo, guilty, mi sento in colpa, bitter, amareggiato, shocked, scioccato, sad, triste, energetic, energetico, overwhelmed, sopraffatto, o non sono sicuro, unsure. And you can add your own things to this. A long list, right? È una lista molto lungo questo. Però dà più un'idea. Quando noi capiamo, diamo empatia a noi stessi, come ci sentiamo, si trasforma poi. So when we really can listen to how I feel this morning, I can give empathy to myself, and it's really very very revealing, this sort of questioning, how do I feel? And this already connects the mind to how I feel and will already keep it sharp, because I'm seeing things as they are and not worse and not better. Così vedo le cose come sono, non peggio e non meglio. E quindi sono più nel presente qui. So I'm much more present this way. Wow, okay, so let's move now a bit. Ci muoviamo un po'. Non c'è bisogno che mi scrivete nei commenti come vi sentite, possiamo anche sentire più cose. Posso sentirmi felice e nello stesso tempo anche ansioso, stranamente. I can at the same time feel happy and at the same time anxious, you know, there's mixed levels. Ci sono livelli misti tutto il tempo, siamo dei esseri particolari. Ok, polsi. So really concentrate on the movement here. Concentriamoci sul movimento qui. Facciamo più lento. Qui, ora, siamo qui, non siamo altrove. Problemi di memoria possono avere tante cause, diciamo, dall'alimentazione a
Però mettiamolo che quando sono molti pensieri per la testa non sono molto attento alle cose, cambio. E quindi è difficile che ricordo le cose se non sono, non li vedo veramente. So, if I don't see, if I'm like really worried, my head's bothered and buzzing and stuff, it's really hard for me to. Okay, like this, gently. Ah, this is a nice movement. Un movimento bello questo. Per avere la mente concentrata, stranamente bisogna sviluppare una certa circolarità delle cose. Perché se sono troppo duck, 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 penso solo, come dire, in un modo. E in realtà devo avere più possibilità di vedere una situazione. No, let's not do this, because it's a bit too hardcore. Facciamo così, con le mani così. Le mani sono molto connessi al cervello. Molto, molto. Guardate le mani mentre facciamo. Ah, nice. Ok. So, yeah, we've done lots of things for our minds in these sessions. So, let's try this one. Abbiamo fatto molte cose per la mente in queste sessioni. Quest'oggi è un po' particolare su questa tensione così. Ok, l'altra direzione. Se fanno croc croc croc, croc croc croc, fai più lento. Se fa male, smettiamo. Se fa elbows and things will go popping away, go a bit slower, and if it's like really, if it's a bit uncomfortable, then stop. Shoulders forward, spalle in avanti, sentire il corpo, sentire il corpo. So listening into the body. Ah. Ok, backwards. We tend to sit a bit slouching. Tendiamo di sederci un po' così in avanti, quindi questo è indietro. Apri, apri, sentire che qui è aperto. Open, open here. Open. Ah, good. So his head left and right. Testa, destra, sinistra. And forwards and backwards. Gently, not too far up, non alzate la testa troppo indietro. Ok, leggermente destra e sinistra, così, poco. Poi gently left and right. Brilliant. Facciamo una torsione statico, so we're gonna have like a static twist now. Just stay here, breathe, feel the breath is really expanding everywhere. Quando sentire che il respiro espande in ogni direzione. Quando il respiro è calmo, lungo e lento, la mente è concentrata in modo aperta. When our breathing is slow and long, fluid, our mind works in a concentrated and open way.
piano, tornare l'altro lato. Tornare. Sentire che tagliamo tutti i fili delle cose, delle preoccupazioni e ritornare, riportare l'energia proprio a noi stessi. So we're cutting like all the wires and ropes, let's say, that are going out, and we just bring back everything back to us. You know, we have like thoughts that go out and they don't come back. Mandiamo fuori dei pensieri e non tornano. Oppure siamo preoccupati di una cosa. Riportiamo tutta l'attenzione su noi stessi. So really coming back to ourselves now. Opening the chest, aprire. Okay, we're gonna make just some like circular movements like this now. Facciamo dei cerchi così ora. E cambio. Ok, good. Abbiamo fatto questi esercizi tempo fa, li facciamo. Prima stendiamo le gambe. So we did these exercises like a little while ago, let's do them again. Where we lift up. Let's start off lifting up our legs. And then, as we lift up our leg, do the opposite side. Facciamo lato opposto col braccio. Cerchiamo di coordinarlo insieme. Questi esercizi di coordinazione sono anche molto importanti per la mente. Anche importante che beviamo abbastanza acqua. E poi acqua pura, non mischiato con altre cose. So it's really important to drink lots of water during the day. Water without anything in it whatsoever. And then it nurtures all our cells. Nutre tutte le cellule, anche del cervello, quando devi acqua, buona acqua pura. Allora, adesso su e giù. Stesso lato, same side, so we become a bit like Pinocchio, diventiamo un po' come un burattino, così. Zac, ok, now we lift up a side and we look the head the other way. Guardiamo con la testa dall'altro lato. Ora guardiamo la testa nella stessa direzione. Ok, stop.
Chiudiamo gli occhi un momento e respirare. Close eyes when just breathe. Ok. Immaginiamo che abbiamo 5 canali televisivi. So let's imagine now we have 5 television channels and this is the way we see the world. È il modo che vediamo il mondo. Seguitemi. La maggior parte di noi siamo su canale 1. Il canale 1 è che vediamo il corpo nostro, vediamo i corpi degli altri, ci paragoniamo a livello di corpo. Questo è bello, è brutto, giovane, vecchio, tutti gli aspetti del corpo. Grasso, magro. So, channel number one is really like we just see the body, our bodies, we see other people's bodies, and so we look at them, we say this one's tall, this one's small, he's fat, he's slim, he's old, he's young, he's a man, he's a woman. He's ugly, he's beautiful. We just see all these things here. Questo è il canale 1. Se andiamo al canale numero 2, canale numero 2 è più sugli stati d'animo. So, channel number 2 is about more about moods. So, canale numero 2 è, per esempio, è felice, quando questo qua è infelice, è simpatico, antipatico, arrabbiato. È tutto così. So it's all about like oh that guy's happy, he's oh that person's sad, oh he's friendly, this person's not very friendly. Stati d'animo e carattere, diciamo. Ah, lui è così, è cosa, da 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 da. And this happens also quite a lot. Questo succede anche molto che siamo in questa sfera qua così. Canale numero 3. Ta-ta-ta, channel number 3, e si tratta più degli archetipi, che vediamo persone che entrano negli archetipi. So we see people as archetypes, which could be zodiac signs, or could also be more like the archetypes where people are warriors and magicians and lovers. Potrebbe essere gli archetipi zodiacali, no? Uno è ariete, pesce, quello che è. Oppure un guerriero, un mago, un amante, ci sono tanti tipi di archetipi, no? Vediamo archetipi, questo è il canale numero 3. Which is also very interesting, you know? Lots of people get into this, but they're already much less than in the first two. Tante persone stanno qui così, però sono molto meno rispetto agli altri due, forse per un momento riescono, maybe for a moment, and they come back. Channel number 4 is where we see other people, we see their soul, dove vediamo l'anima dell'altra persona. E questo è molto forte poi, ok? Sentitelo dentro che guardate le cose dall'anima, che vedete l'anima dell'altro, quindi c'è qualcosa che ci accomuna di più con gli altri. There's something which we have very similar to the other people. Something in common, we all have this soul, no? And so we see we're coming from this soul level, and this is gets very interesting because we've just made a tiny shift now and we start to see things from the soul, and this is all to do with the mind being focused. If we come from the soul, our minds are working amazingly. Didn't expect these things today, Non avete pensato che parlo di queste cose qua oggi, però. Molto interessanti. Il quinto livello. Volete sapere il quinto livello? Do you want to know the second level? Second level, the fifth level. È che guardi l'altro e sai che, cioè, l'altro è te. L'altro sei tu. Riesci a fare un gioco pazzesco col cervello dove fai, immagini che l'altro. Che tu sei l'altro che guarda a te. Quando mettiamo che è un gioco, let's just pretend this is just like a game, right? If you can really feel it though.
and you look at the other person, and it's really you. It's in another body, of course, but that's like channel number one. And you see it. How would you act with other people if you realise that they really are you? Hmm? Come interagisci con le persone se sai che veramente sono altri voi? Non sono separati, sono la stessa cosa. Questo è... stateci con questo concetto che fa bene al cervello. Hmm? So play around with this idea. It's good for the brain anyway. It's pretty far out stuff. Hmm? È molto particolare pensare così. Dentro di noi la sappiamo che è così, no? So inside us we know that this is how it is, but okay, let's keep moving. Hmm? Continuiamo a muoverci. Okay, let's reach up, grab some apples, andiamo su a prendere delle mele. Let's go to the side. Ok, l'altro lato. Eisenstein, che non è Einstein, Charles Eisenstein, lui dice che noi viviamo un mito che è quello di vivere in un mondo della separazione, che noi viviamo in un mondo di altri. So Eisenstein, which isn't Einstein, Charles Eisenstein, he says, states that, as his thought, principal thought, let's say, that we are separate, in like our myth that we live is that we are separate souls in the universe of other. And noi possiamo vivere invece è un mito, l'opposto di unificazione, che noi siamo, non siamo diversi dagli altri. Se c'è qualcuno che non sta bene, non stiamo bene neanche noi, questo è il principio. So if we see someone who's not very well, we don't feel very well either. If someone's joyful, we also feel joyful. We can. Hmm? We can also trick ourselves, no? Bene, non voglio fare troppo oggi. Rilassiamo la testa un momento, sta testa. Let's relax this mind, this buzzing head today, and let's just go down and relax. Relax, relax, relax. Very gently come halfway up, torniamo a metà e torniamo tutto su. Non abbiamo fatto questa per un po'. We haven't done this for a while, so let's do it today. It's really good. For hips, fa un sacco bene alle anche, questo qua non l'abbiamo fatto per un po'. Sentirlo bene dietro, rilassarlo.
adesso. E cambio. Lunedì prossimo facciamo diretta la settimana prossima, il giovedì anziché il lunedì. Lunedì è ponte. Faccio ponte. So next Monday we don't have this live lesson, it will be on Thursday rather than Monday. 1st of June. No, the 31st. 31st of May. Non c'è lezione il 31 maggio. Sarà il 4 giugno. 3 giugno. Quel giovedì. Oh, great. Put our legs together. And we're gonna do. This is a nice one. Hand behind. That's it. Perhaps look slightly upwards. Activate our interest. Siamo più. Facciamo le cose che ci interessano fare. Se è una cosa che non ci piace fare, cerchiamo un modo che. Di trovare l'interesse in qualche modo in quella cosa lì. So it's really important to keep our interests high. And even if we're doing something that we're not interested in, then we try and find something interesting in it. For the mind, to keep the mind sharp. Per mantenere la mente sveglia ci vuole tanto interesse. E anche la possibilità di cambiare la nostra identità. Come diventiamo più grandi, certe cose che facevamo prima non le possiamo più fare. Anche se abbiamo 30 anni. Perché cambia le cose. E bisogna riaggiornare le nostre identità con noi stessi. Allora stiamo bene. We have to update the identity we have about ourselves. Because as we get older, even if we're 30, 50 or 60, the things we can do are different, so we have to adapt our identity. And our identity isn't like I'm old now. L'identità non è sono vecchio adesso, questa non funziona come identità. Vedi che ti schiaccia? No! Su. Alziamoci in piedi. Let's stand up. Have a quick shake the legs out. Scuotiamo le gambe un secondo. Piccolo giro attorno alla sedia. E change the other way, cambiare l'altro pezzo. Ok, just gonna do quick tree pose. Concentrare lo sguardo dritto su un punto senza muovere gli occhi, palpebre. So we're looking at a point right in front of us without moving our eyes. Horizontal. Ok, quick side bend. Movimento laterale. Ok. The other side. Torniamo seduti. Hooking our fingers together, agganciamo le dita, tiriamo
tiriamo le gomiti fuori. Respirare. Anche qui teniamo gli occhi fermi, keeping our gaze very still. Ok, change hands. Cambiare disposizione delle mani, tirare i gomiti fuori. Ganesha Mudra questa. Ganesha Mudra, this is elephant head. God with elephant head. La divinità con la testa di elefante. Chiudiamo gli occhi, un momento. Recitiamo un om tra le sopracciglia, so we're just gonna chant one om between our eyebrow center. Om a belly button, un om nell'ombelico. E un om nel cuore. Ancora 2 minuti con gli occhi chiusi, so another 2 minutes with the eyes closed, also. Now we're just gonna, with sitting up straight, sediamoci dritti, spalle rilassate, lasciamo andare tutti questi sforzi e apriamoci a un campo di consapevolezza, pura consapevolezza. So let's just let go of all this effort for today, just open up a whole field of pure awareness. Molto bene, piano piano, tornare. It's going back right now. Our bodies, space. Potrebbe essere interessante memorizzare una poesia. Sì, mettiamolo così, una poesia. So it could be really good to like memorize a poem, so we know by heart. This also trains the mind. Alleniamo la mente anche in questo modo mnemonico. Pensa che gli antichi saggi dell'India avevano a memoria tutti questi enormi libri, a memoria, una cosa assurda. The ancient Indians, you know, they had all these huge sacred books. They memorized them all, you know, in chants, but still, it's quite baffling. It's quite baffling.
Allora, spero che... No, non spero che... Wizard of Lost After Day, avevo detto un sacco di cose, quella lista lì, tutti gli stati animi, enorme, lunghissimo. Se vi interessa, scrivimi e ti mando una foto di tutte quelle cose lì in inglese. If you're interested, then just write to me and I'll send you a picture of all these different emotions and feelings. And see you on that. 3rd of June, ci vediamo il 3 giugno e quindi alla grande alleniamoci la testa, concentrati, le cose non sono meglio né peggio di quelle che sono quelle che se sento in questo momento, mi interessano fare le cose, so I'm interested in what I'm doing and try and have a cheerful approach to things, cerco di avere un approccio allegro alle cose. E aggiungete anche altre cose voi, vostre, che sicuramente avete anche voi le vostre strategie per la testa. Camminare anche, walking is also really, really important. So, thank you very much and see you again very soon! Sometimes you don't want to think.